Star Wars, woo, Star Wars, episodio 12, se Dio sulla scintilla, io sono al sicuro dalla tua miserevole, ridicola banda. Ecco cosa afferma l'imperatore a Luke prima di fulminarlo, non a caso a lui piace fare così, insomma, si diverte a fare più più con le mani e zzot dalle dita e robine blu che fiu volteggiano e Luke che ah, ma non solo Luke si merita il privilegio di provare questa così scioccante esperienza, infatti un gruppo di ribelli. Mostrerò loro la vera natura della forza. Pam, 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 pam. Mi chiedo se le tue sensazioni in questa faccenda siano chiare. Sono al sicuro della tua miserevole, ridicola banda. Finalmente la sentiamo dire da lui. Miserevole, ridicola banda, devo ricordarmela. Tutto quanto procede come avevo previsto. Quanto è bello, però voglio vedere la faccia anche della prima Mi frase. chiedo se le tue sensazioni in questa faccenda siano chiare. Cavolo, le frasi dell'imperatore quanto le adoro. Allora, ovviamente non ha alcun senso questa cosa, cioè, però era per celebrare la fine. La fine dell'imperatore. Ecco, ora cominciano le frasi dettate da. Ti ridurrò in cenere, che cavolo di discorsi. Dicevo, dobbiamo giocare per celebrare l'imperatore. E dobbiamo uccidere quella ridicola banda. Miserevole, ridicola banda. Quindi ovviamente anche stavolta. Gongo banana! Ah, anche stavolta ovviamente. Wow! Potresti stare zitto. Scherzi a parte. Io vado via. Oh! Appuntamento da parte di chi? Eh? Ciao! Potremmo provare a collezionarli tutti, in effetti. Caspita, è un'idea geniale. Wow! Devo insegnarvi un po' di rispetto. In effetti. Dai, un pochino i ribelli sono maleducati. Wow! Sono un contrattempo. Sono qui? È qui? È qui, vero? Esploriamo un po' Endor, la luna boscosa di Endor. Ah, ragazzi, questo è l'ultimo video. Sto per morire. Questo è davvero l'ultimo video, non ci credo ancora. Su Star Wars 1.6. Davvero? Cioè. E io che vedrò l'episodio 7, la mia persona cambierà perché la conoscenza di Star Wars cambierà. Ho passato quasi 20 anni della mia vita a essere un tizio che ha vissuto Star Wars in un certo modo. Peggior idea di sempre, non è vero? E adesso guarda un po', JJ Abrams arriva, boom, e fa sta cosa, ma anche no. Cioè, ma anche no, certo che sono curioso di sapere com'è, e ho una gran voglia di vederlo, sto film. Come osi colpirmi? Gli stai fulminando il collo. Io non posso vincere però, l'ho messo davvero in modalità maestro. È che stavolta non ti dà soltanto 20 di vita la cura, ti dà tutta la vita la cura. Pazzesco. Quindi sentite ragazzi, d'ora in poi non mi curo più. Perché devo perdere, questa è la logica. Ok. Demolitore sabrustiano. Di conseguenza io sono davvero preoccupato del me stesso di adesso, perché verrà cancellato sulla faccia della terra. Il me stesso con questi pensieri, il me stesso con. Cioè, è pazzesco. Io sono davvero preoccupato. Ma, a parte tutto, sono anche davvero curioso. Scherzavo, mi curo. È che ragazzi,
l'episodio 7 sarà una cosa curiosa. E dopo questo video vivremo insieme la mia prima vera, reale cognizione su un qualcosa che supera l'episodio 6. Eh sì, perché poi dopo giocheremo un'altra cosa. E lo scoprirete nel prossimo video, ma in realtà tutti che hanno seguito le notizie di Star Wars Battlefront sapranno di che cosa mi sto riferendo. Ah, che cosa mi sto... No, di che cosa... Sì, di che cosa mi sto riferendo. L'italiano! Prego, bussi alla mia porta. Chi è? L'italiano, salve. Come stai? Bene. Un po' male. Davvero? Come volete... Bene, un po' male. Ecco, vedi, non sai parlare. Hai ragione, ora ho capito in che senso bene, un po' male. No, in realtà no. A parte ste... Wow! E tu muori. E altri tre. E sparami. Usate questo. Ah, può deviarli ma non può ricacciarli indietro. Cioè, pazzesco. Va bene, signori, io davvero non so che dire, sono esterrefatto. Questa serie spero vi sia piaciuta. A me è piaciuta, per quanto ci siano video molto più belli di altri, e questo sicuramente non è uno dei migliori. Ma cosa ci fai qua? Sono al sicuro dalla tua miserevole, ridicola banda. Però in ogni caso, cari miei, mi è piaciuto. In realtà, e guarda, ne approfitto adesso per spiegarvelo. Avevo in mente tutto un progettone incredibile che prevedeva 50 episodi. Era tutto Lego Star Wars, la saga completa, con anche i livelli bonus, e ovviamente tutti messi al punto giusto, tipo Anakin che vola via messo prima di Darth Maul, il finto giochiamo la fase dei cattivi nell'assalto della Yavin 4. Hanno vinto comunque i ribelli. Bene, seguiamo Star Wars saga al 100%. C'è il mio tizio qua. In ogni caso, signori miei, quindi sono dovuto passare a questo, perché sono più veloci i video e riesco anche a caricarveli in tempo prima della visione del settimo film, che appunto sarà stasera. Già, io lo vedrò stasera. Stasera uscirà appunto il video ultimo di questa serie, e uscirà esattamente nell'ora in cui io entrerò in sala al cinema. Già, vi rendete conto? Io no. Sono davvero curioso. Cioè, curioso, sono davvero emozionato, porca miseria. Cioè, voi vedrete me stesso stasera esattamente quando io sarò al cinema. Non ci credo. Va bene, sentite, basta parlare. Questo è stato più un vlog che un gameplay. In ogni caso, alla prossima puntata! Miserevole e ridicola banda di cosetti. Devo smetterla di ridere.